allora ha già questo dato, ecco, della liturgia come luogo della trasmissione di un'immagine, credo che sia un ulteriore elemento di ricchezza che poi viene, credo appunto, l'ha citato Filippo stesso, il fatto che sia uscito proprio in questi giorni il Franciscus Liturgicus e anche per le edizioni italiane che le raccoglie 12 uffici liturgici rispetto a quella latina che li raccoglie tutti, è veramente un passo in avanti che le editrici francescane stanno facendo nel tentativo di offrire dei documenti, delle fonti per poter rileggere e approfondire la storia francescana. Così come sentivo, a parte le finestre aperte che anche lui ha lasciato per dire che non abbiamo finito qui con oggi, quando parlava delle compilazioni, cioè di queste raccolte di memorie che vengono ad essere raccolte, come veloce possibilità di avere degli strumenti per la trasmissione di una memoria. Ci sono già degli studi abbastanza approfonditi su questi, perché è un fenomeno caratterizzante il 300, non solo dei francescani ma anche di altri ordini, con dei testi molto interessanti, ma credo che possa essere ulteriormente approfondito. Quindi teniamo aperta questa finestra ulteriore. E se Filippo Setta focalizzava il tema della liturgia come codice comunicativo comune a tutta quanta l'identità dell'ordine francescano, ecco, io credo che l'intervento di Acrocca, ecco, intanto ha espresso ancora una volta quel punto forza della sua assidua ricerca di studioso di francescanesimo. Le biografie di Francesco non sono la sua posizione non è Sabatier o anti-Sabatier. Cioè, quindi le biografie di Francesco non sono soltanto per fornire delle immagini al di là dell'immagine ufficiale di Francesco, ma sono integrative, una sinfonia di volti. Così come nel Vangelo noi abbiamo l'unico volto di Gesù Cristo che è coniugato, declinato con i quattro evangelisti che non sono in contraddizione, così la figura di Francesco, l'alter Christus, e mi pare che questo sia un altro degli elementi che abbiamo focalizzato a partire dalla lettura interna dei testi, ecco, sia questa lettura sinfonica di un personaggio drammatico com'è la figura e la posizione di Francesco. E come allora è anche questa lettura allora comparativa, positiva, vorrei dire, è la capacità di Tommaso, ecco, di leggere queste biografie all'interno di una storia che non è meno drammatica com'è la storia dell'identità francescana delle origini, dove per drammatica non si intende soltanto il termine di un dramma così estiviano o greco, una tragedia, ma dramma vuol dire movimento, vuol dire correre, vuol dire cambiare, e c'è un'evoluzione quindi continua, e la capacità, l'offerta ulteriore che Felice ci ha fatto è stata proprio questa di riuscire a leggere una storia di una evoluzione, di un'identità che si muove in continuazione e che credo anche oggi non sia finita, perché se stiamo cercando di trovare dei punti di unità e di sintetici, ecco, credo che possa partire non soltanto dalla miseria dei numeri, ma da una identità recuperata di una storia che ritrova delle radici comune, al di là delle vende familiari che ci sono state. Così credo che anche l'intervento appassionante di Marco Guida è stato quello di offrirci una chiara viva, una chiara canonizzata, come dicevamo prima, della sua canonizzazione, addirittura con quasi 30 anni di anticipo, ma questa figura femminile è anche molto interessante appunto ad approfondire tutto il genere del femminile nella drammaticità della storia francescana. Prato già ha scritto un libro proprio su questo, sul volto femminile, su questa dimensione delle donne, della femminilità all'interno anche del francescanesimo iniziale. E credo che anche alcune citazioni che ha fatto Marco Guida nella sua lettura tra i testi, dentro i testi, sia significativa anche sulla figura di Frate Elia. Vorrei sottolineare la figura di Frate Elia con questa nuova luce con cui può essere letto, perché
nella storiografia ideologia, meglio, storiografia ideologica, è sempre stato letto come la figura nera, come un'ombra nera nella sua interpretazione, salvo poi invece, soprattutto a partire dai convegni di Assisi, che lo hanno recuperato pienamente all'interno di una dialettica, di una dinamica che è molto più complessa rispetto a una divisione tra buoni e cattivi, tra bianco e nero. È stato sottolineato questa mattina che Tommaso usa la parola, Chiara usa la parola di padre, sia in riferimento a Francesco come a Machidia, nella lettera che scrive ad Agnesi, dice confidati, prendi contatti con il nostro padre, frate e mio. Allora, credo che sono tutte quante delle proposte che sto cercando appunto di toglierle in una alluvione, vorrei dire, di proposte, di letture, di suggestioni che sono nate. Non entro in ulteriore sottolineatura nel togliere quello che si è detto Jacques Dallaran. Lo ha stilato in modo molto preciso ed è stato, sei tu la causa di tutto questo nostro incontrarci, nel senso che proprio questa vita ritrovata è quella che ha messo in movimento anche questo nostro incontrarci, con tutte le novità che questa vita ritrovata ha comportato. Dove vorrei rileggere così la sua consueta acribia, l'esprit de finesse che ha di Jacques, cioè nel momento in cui l'ha letto non soltanto nell'evidenziare cosa non c'è nella vita prima o cosa non c'è nel memoriale, quindi la novità della vita previa o della vita ritrovata, sottolineando anche i difetti, appunto, i difetti di Tommaso da Celano, che si è adombrato appunto nel momento in cui i frati non hanno saputo recepire questa novità. E sono dei dati che hai già offerto in modo molto chiaro e molto limpido, sia nell'introduzione del testo così divulgativo che ci è stato offerto, anche nel tentativo, quello della presenza di San Francesco dell'edizione Biblioteca Francescana di Milano, dove hanno cercato anche con un carattere non immediatamente visibile di offrire un sapore medievaleggiante nel carattere utilizzato. Quindi qui trovi, ma credo che hai aperto anche tu delle ulteriori possibilità quando dici di tutta quella parte di questo codice del tuo amico americano Field, che ha segnalato e che è diventato patrimonio della Biblioteca Nazionale di Francia, nel momento in cui dovrà essere studiato tutte quelle altre parti presenti in questo codice, il primo testo, come hai detto, di fattura francescana tra gli anni 1230 e 1239, su questi anni, libro di sacca di un frate che portava con sé, ma credo che tutto il resto che c'è dentro sia veramente illuminante e potrà offrire delle sviluppi ulteriori sulla cultura della prima generazione francescana. Tu sai, peraltro mi guardavi con occhio molto nitido quando mi facevi riferimenti alla figura di Sant'Antonio, appunto presente anche all'interno di questo testo. Sarebbe, credo, una novità veramente eclatante, perché l'unica citazione che noi abbiamo dei sermoni di Sant'Antonio composti nel 1237 consegnati alla Biblioteca Antoniana, tuttora presenti nel 1237 nel codice 720, sono riportati soltanto circa nel 1245 da Superanzio da Varese, quindi è la prima citazione che noi troviamo successivamente. Il fatto di ritrovarli citati all'interno di questo codice sarebbe veramente una notizia che già ti affido per essere divulgata in modo adeguato.